Ciao a tutti. Allora, come smettere di lavorare con pochissimi risparmi? Diciamo che la vita lavorativa, la vita di tutti i giorni, non ve ne va proprio più. Non dico che pensate ai suicidi perché non bisogna esagerare, però state un po' depressi. Non ve ne va più. Avete quasi 50 anni come me e dite: così non può andare avanti, lavoro, lavoro, pago solo bollette, affitti, non mi rimane niente, la vita passa e non la vivo. Però sul conto in banca ci sono pochi soldi e quindi come si può smettere di lavorare? Allora su YouTube trovate tanti corsi, tanti inganni, tanti sogni che finiscono sempre con un link in the description, un piccolo link. E poi c'è un corso magari un po' gratuito che poi fa molto senso, aumenta, incoraggia i sogni che già si hanno fatti e poi bisogna pagare. Io invece vorrei fare una riflessione, senza garanzie, senza niente, indicandovi come potete fare per vivere come me, quasi senza lavorare, perché io un po' lavoro, voglio essere onesto con voi. Il titolo è così perché si giustifica perché se avete un po' di risparmi, potete anche non lavorare o non lavorare per un periodo e poi magari mettere su qualcosa. Nel mio caso non ho risparmi e quindi devo lavorare. Lavoro online, faccio traduzioni, proofreading, cioè correzioni di traduzioni di testi anche, testi scientifici, testi giuridici e lezioni di inglese che costano poco, guadagno 7 euro l'ora, ecco. Ma non è qui una pubblicità per i corsi, non c'è neanche il link per quello. Allora, il fatto è quello, voi proprio non volete più lavorare, volete partire quindi dai paesi costosi come l'Italia, Svizzera, Francia, diciamo quelli europei, Canada, Australia, Stati Uniti, paesi costosi, che spesso sono quelli del G7 più, ecco, qualche aggiunzione. O possiamo dire quelli del G20 più qualche aggiunzione, sono tutti costosissimi, giusto? E allora come dovete fare? Prendete i vostri risparmi e investite. Secondo me no, perché se non siete proprio professionisti, il rischio che perdete i vostri soldi è alto. Dovreste fare una cosa molto molto tranquilla, senza rischiare, diversificando, e poi non è che vi aiuterà, non farà la differenza per poter smettere di lavorare. Dovreste gettare tutto su, che ne so, un'ipotesi che adesso Bitcoin arriva a 60.000, 100.000 dollari, 200, che qualcuno vi potrebbe magari vendere. Poi c'è il link in the description per mettere i soldi su qualche cosa, piattaforma più o meno seria, e poi magari non arriverà mai a 200.000, ma continua a abbassarsi come ha fatto negli ultimi mesi. Quindi ragazzi, se non siete proprio professionisti di investimenti, io lascerei perdere. Allora, come dovete fare? Dovete trovare dei paesi dove la vita costa veramente niente. E questi sono paesi o con un'alta criminalità, ma purtroppo è così, perché anche qui non ci sono sogni, bisogna stare coi piedi per terra, o sono paesi dove non turistici per niente, dove non si parla l'inglese. Possono essere paesi anche turistici, per esempio l'Albania, ma poi in posti non turistici, cioè non andrete né a Saranda, né a Ksamil, ma andrete a Cookes, andate in qualche paesino dietro El Bassam, non andrete a Tirana, non andrete a Durres, non andrete a Vlores, andrete in quei paesini. Poi in Albania potete trovare qualcuno sempre, anche nei paesini che parla italiano. Quindi Albania, paese che vi consiglio in assoluto. E ci sono altri video già sulle mie scelte di viverci, eh. Io vivo un po' in Albania per motivi personali, anche in Turchia parzialmente. In Turchia è il secondo paese che menziono perché poi io vi parlo anche della mia esperienza, perché potrei andare online, fare delle ricerche, ma quelle poi su che cosa si basano? Bisogna vivere le cose. Ok? Allora in Turchia ci sono due possibilità. Se andate a lungo termine, dite che vuoi stare qualche anno, conviene un paesello del sud della Turchia. Per esempio vicino a Mardin, dove non ci sono terremoti, perché non volete neanche mettervi in una zona a rischio adesso, dovuta a paura. Vicino a Mardin, per esempio, paesino, e lì dovete imparare il turco.
e ci sono dei corsi qua, ma non guadagno niente con quelli, è pochissimo che mi dà YouTube. Poi ci sono dei corsi, ok, faccio poi pubblicità, perché lì veramente mi serve il turco e lì veramente la vita costa niente. Lì i stipendi sono con 300 euro al mese, potete affittare un locale con 60, bollette bassissime, qui gas costa niente e cibo veramente costa poco. Se invece volete venire solo per qualche mese per vedere un po', allora anche Istanbul potrebbe essere una possibilità. Istanbul è abbastanza costosa, qui lo stipendio medio è di 700 euro, quindi perché Istanbul? Perché Istanbul in periferia si trovano delle stanze su Airbnb, delle stanze che veramente costano poco, delle stanzette a 8 euro a notte, questa può essere la possibilità. Poi, se non si vuole cucinare, Istanbul è città in Turchia dove costa meno mangiare fuori. Potete mangiare, però dovete mangiare alla turca, ve lo dico subito, 1,50 euro, zuppa e pane, 2 euro pasta. Per esempio, nelle locande Balkan ci sono dappertutto pasta veramente buona, pasta con pomodoro fresco, piselli, ve la potete mangiare, 2 euro. Poi dopo, adesso c'è una chiamata, spero che non interrompa il video. Poi dopo, stavo dicendo, ecco, se volete la carne, 4 euro, fatta bella alla griglia, spiedini, pollo, riso, insalata, ecco, 4-5 euro. Quindi Istanbul, cioè il grande vantaggio, che tassi e ristoranti, per il turista che non parla turco, costano poco perché non vi ingannano. Queste sono grandissime catene, queste locanda, ristoranti a poco costo, per esempio Hakkolu, lo dico più lentamente, Hakkolu, Balkan, con la K, Hakkolu è un po' difficile scrivere, Balkan, B-A-L-K-A-N, Hakkolu sarebbe H-A-K, poi la I turca senza il punto, poi la O, poi la G col coso sopra, poi la L e la U, ok? Hakkolu, poi un altro è Pelivhan, con la V, Peliv e Han. E lì non vi inganno mai, che sono delle catene, non ci hanno interesse, e mangiate tra 1,50 euro a massimo, se volete pure il dessert, 6 euro. È tutto freschissimo, buonissimo, ok? Quindi fantastico. Il tassi vi costa un tragitto di mezz'ora 3 euro, cosa che fuori Istanbul, se siamo parlati il turco, vi costerà molto di più, perché purtroppo ci sono molti tassisti che si approfittano, purtroppo, A Istanbul è troppo rischioso, sono pochissimi, veramente pochissimi che lo fanno. Secondo me non può essere che sono onesti qui, sono disonesti fuori, che qui c'è troppo controllo per ingannarvi col tassi, quindi con questo conviene. Se volete vedere un po' la Turchia, cominciare a imparare il turco, vedere come va, magari anche avere un po' di divertimenti con fidanzatine perché è città aperta, qui si può fare, nei paesi no, dovete sposarvi, capito? E quindi anche se vi devo dire, se volete veramente vivere su pochi risparmi perché avete l'orrore di lavorare a loro fidanzate, cioè a meno che non siano molto più grandi di età di voi e ricche, queste vi consumano i soldi, E poi se vogliono che abbiate la macchina è un no. Ecco un altro vantaggio di Istanbul: qui non vi serve la macchina, potete spostarvi tranquillamente perché potete prendere la Istanbul Card e ecco, vi costa proprio niente. È l'unica cosa che se fate tragitti corti non prendete i soldi indietro se non siete cittadini turchi, però lì non c'è problema perché praticamente i turchi sono simpaticissimi e potete chiedere che qualcuno con la sua carta d'identità la registri, perché tanto con questa carta non si possono fare debiti. I turchi sono abbastanza tranquilli e ve lo fanno. Se andate in un coffee shop, chiedete un po' in giro, entro 10 minuti trovate qualcuno che ve lo fa. Veramente tranquilli, Lì non c'è proprio problema. Soluto spostare per non dar fastidio alla gente che si è messa lì, che sono i lavoratori del centro commerciale che fanno la pausa. Ma qui c'è un po' troppo rumore. Quindi ecco, magari venite 3 mesi qua a Istanbul e poi andate su un paesino. E lì la vita veramente vi costa poco, ecco, 70 euro per il monolocale, 30 per le bollette. Io ho trovato dei paesini vicino a Mardin, ma a nord di Mardin, dove non ci sono terremoti, non mi servono i termosifoni d'inverno, non mi serve l'aria condizionata perché è molto ventilato, non state, perché siete a nord di Mardin, troppo vicino alla frontiera siriana, perché a sud di Mardin non ci andate,
Non perché io ho paura, io ci sono andato, però non mi voglio mandare perché c'è i siti dei governi che dicono di no e quindi non mi voglio incoraggiare di andare. Sarebbe anche, ok, forse anche i paesi vicino a Mardi, ma veramente ci sono state tante volte e non ho avuto problemi, eh. Semplicemente non vorrei mai che con i miei video succeda qualcosa. Ecco, allora magari un altro, perché poi gli altri un po' più a nord sono terremotati. Allora vi do un'altra ancora. Andate a Isparta, I turca senza puntino sopra, poi S-P-A-R-T-A. E là, già se venite come turisti, trovate bellissime stanze d'albergo, appartamenti con 7 euro a notte. Poi dopo mettete d'accordo lì un affitto a poca durata per 70-80 euro al mese. Ecco, Isparta. Però lì d'inverno fa freddo, c'è un po' di neve. E anche se al sud sta sopra Antalya, Isparta, e che poi anche quel vantaggio che dovete andare al mare con un'ora di autobus, 3 ore di autobus state sulle spiagge fantastiche. Però d'inverno c'è d'inverno c'è la neve lassù, quindi bisogna accendere i termosifoni, ma i conti poi non quadrano più, capito? Io qui devo dirvi delle cose che funzionano. Ok, lì potete andare al mare, però poi se vengono le bollette, ok, il gas che costa poco, però qui se si hanno pochi risparmi bisogna eliminare tutte le cose, capito? Bisogna eliminare proprio tutto. Altro paese che vi posso consigliare è l'Egitto, costa proprio niente, ha tanta, per esempio, stipendio medio di 120 euro, è aumentato, adesso l'anno scorso era 70, vita, quindi costa veramente poco, immaginatevi. Tanto in Egitto, però in Egitto non è facile. Non è facile ricevere il visto, cosa che in Turchia è facilissimo, basta depositare 3.000 euro in banca, ma depositare, non che pagare, depositare, dopo ve li riprendete quando pagate. Qui la Turchia è un paese molto serio, non c'è che non ve li danno, Poi dovete depositare, poi potete avere il visto per un anno, dopo si rinnova. Ecco, pure potete comprare un appartamento, per esempio, ecco, a Isparta costano su 10.000 euro, se avete dei risparmi, io quindi dico questa video con pochi risparmi, non pagate più l'affitto. Però è un po' rischioso, se non sapete il turco, non sapete che vi piace qui subito comprare, lo sconsiglio. Anche se dopo potreste affittare, ma poi dovete sempre venire qui se non vi piace, meglio di no, ecco, meglio di no. Ecco, qui di Egitto, alcune zone della Thailandia ancora costano poco, nella zona di Saraburi, per esempio, anche lì si può andare, lì poi c'è grande vantaggio donne, ma secondo me se è cominciato con le donne, pochi risparmi e dopo qualche mese siete in Italia, E quindi anche quello non quadra, secondo me. Quindi sì, Albania, entroterra, paesini, Turchia, paesini, o a breve termine anche Istanbul, finché sapete un po' il turco, perché già Istanbul in inglese si parla molto male. Fuori Istanbul, Ankara, Izmir e posti turistici non si parla proprio. Qui dovete imparare, e c'è sempre un problema, Le cose che costano niente non sono mai senza problemi. Bisogna essere un po' viaggiatore come me, parlare molto lingue, imparare le lingue, adattarsi alla cultura musulmana. È un po' così, ragazzi. Perché io qui non mi svendo sogni, mi vendo la realtà, capito? E quindi non è che così facile. Ecco, in Egitto poi c'è la scrittura, l'alfabeto arabo, difficilissimo. Io l'arabo non lo parlo, ci ho provato 2 volte e ho smesso. Ecco, ve lo dico, Lingua difficilissima, però in Egitto parlano più l'inglese, perché è stato sotto gli inglesi abbastanza tempo, mi sa fino agli anni 60, se non mi sbaglio. Però se per viverci poi non basta, perché la gente vi dice per vendervi vi fa lo sforzo, però parlano poco l'inglese, cioè il vocabolario è povero. E per viverci dovete sicuramente imparare l'arabo egiziano, capite? Un altro paese è l'Indonesia, però non fa tanto per me, ci sono stato, mi piace tantissimo, però a essere sincero c'ho un po' paura dei terremoti, perché in Turchia c'è stato uno adesso, qualche mese fa, morti tanti, ma ce n'è uno ogni 30 anni, lì invece c'è molto, molto spesso. Quindi anche lì non mi sento di consigliarvi l'Indonesia, ecco. Kenya, sì, però anche Kenya dovete andare in mezzo a niente, poi non è facilissimo Swahili, e anche c'è il problema che lì i prezzi aumentano molto molto rapidamente. Qui c'è il rischio che vi stabilite e poi dopo, ecco, dovete cominciare a lavorare troppo. Poi in questi paesi andare a lavorare, ecco, per esempio in Thailandia un mio amico per 1.000 euro lavora 14 ore al giorno, E chi ha fatto fare, capito?
sì, è felice al lavoro, è felice la sua vita, però lavora troppo, secondo me. Ma avrebbe potuto trovare un altro lavoro in Italia, in un'altra città. Ecco, è quello, eh. Poi in Bulgaria anche c'è i paesini, per esempio c'è a Kyustendil, che anche può tornare i conti, però lì poi bisogna imparare il bulgaro. Se sapete già il russo come me, il bulgaro viene molto facilmente, ci si capisce. Quindi anche quello, verso Kyustendil in Bulgaria, vi posso consigliare. Poi c'è sempre l'est e l'Ucraina, ma adesso non ne parlo proprio perché c'è la guerra. Troppo triste, lasciamo stare, vero quel topic, ma non ve la posso consigliare di certo. Adesso se no c'era anche l'Ucraina. E poi c'è Kirghizistan. Poi Kirghizistan dovete sapere benissimo il russo o il kirghisio, che è un dialetto molto lontano dal turco standard, è la lingua turca. E quindi anche lì come fate? Lì veramente non sa nessuno nessuna parola d'inglese. Cioè se io vi dico che nei paesini turchi non parlano l'inglese, sì, però troverete dei giovani che vi possono aiutare. Cioè magari l'80% della gente non lo parla l'inglese, però quel 20% va aiuta molto volentieri. In Kirghizistan ci sono stato e guarda, su 100 persone non trovate una che parla l'inglese, perché loro come lingua straniera parlano il russo. Però Kirghizistan, ecco, anche fantastico se andate nei piccoli posti, vita costa veramente niente. Se non avete risparmi come me, internet funziona bene, potete fare un po' di lavoro online. Ecco, mi chiamo di nuovo, spero che non si interrompe l'audio, questo cellulare, è tutto veramente flight mode, colpa mia ragazzi, adesso controllo. Ragazzi, alla prossima qui dalla bellissima Turchia, dove oggi è fatto molto caldo, adesso alle 9 di sera, fa un bel fresco, sta veramente bene, ecco. Dietro a noi Marmaray, che attraversa tutta Istanbul, con 35 centesimi, fa 2 ore e mezza, da una parte Gebze, fino a Halka, dall'altra parte, vedete qui sottofondo, ecco. E dietro le indicazioni per chi va in macchina, per chi è diverso da noi e che c'ha i soldi, perché qui anche il parcheggio al centro di Istanbul è per chi c'ha i soldi, ecco. Ciao a tutti, ciao ciao.